Oggi non vi parlo di manutenzione, ma delle gomme per la nostra Caballero. La moto ha 14.000 km, a 13.000 km ho deciso di sostituire le gomme. Aveva la moto del 2019, aveva di serie le Pirelli STR. Erano mai arrivate, penso, al 30%. E davanti si erano consumate a scalino, quindi vabbè, comunque ho deciso di cambiarle. Come tutti quest'anno ho fatto fatica a trovarle, sono arrivato a fine maggio, giugno, che già le gomme non si trovavano più. Si trovavano gomme con impronta più stradale, e mentre io volevo qualcosa di più tassellato. Così, grazie alla Benzoni Moto, sono riuscito a trovare queste gomme veramente molto buone, che sono delle Bridgestone AX41R. Sono delle gomme molto tassellate e sicuramente la moto è cambiata tantissimo. Su strada in peggio, nel senso che mentre con le STR si riuscivano a fare le pieghe come una moto stradale, con queste qui non mi fido proprio. In compenso ho ottenuto quello che volevo. Su strade molto accidentate, ma pure su strade rocciose come queste, sentieri che non mi sarei azzardato di fare con l'STR, con queste gomme si sale che è una meraviglia, non c'è mai mancanza di trazione, e continuano a scavare fin quando trovano la presa. Anche dove il terreno è più morbido, faccio un esempio tipo il letto di un fiume, che di solito è molto ghiaioso così, e con queste gomme si riesce sempre a uscire. Mi danno anche la sensazione di robustezza quando prendo qualche pietra, veramente. Sull'asfalto lasciamo perdere, perché sull'asfalto non è un comportamento paragonabile alle Pirelli STR, però io credo che se una persona vuole non fare fuori strada, andare fuori strada col Caballero, sia una buona scelta di gomma. Probabilmente simili a queste ci sono le Michelin, più tassellate, ma non si trovano. E quindi quest'anno sono riuscito a trovare le ultime due gomme di questo tipo, anzi me le ha trovate Benzoni, e ho smontato le ruote e sono andato fino alla loro officina per sostituire le gomme. Quest'anno la ricambistica di consumo è veramente un disastro, speriamo che nei prossimi anni si sistemi un po', se no forse anche il tipo di gommatura che rende difficile trovare questo tipo di gomme. Ecco, se fosse stata una moto più tradizionale col 18 anteriore, cioè col 21 anteriore e 18 posteriore, probabilmente sarebbe stato più facile. Con queste misure 19 e 17, credo, sì, è veramente difficile da trovare, però vabbè, grande soddisfazione fuori dalla strada in qualsiasi punto. Si va senza paura su qualsiasi terreno morbido e duro, pietre, veramente. Ricordatevi, se volete provarle anche voi, Bridgestone AX41R. Hanno questa scultura qua molto vistosa.